Il futuro è il digitale terrestre e la declinazione di più voci unito a una serie di paletti che caratterizzeranno il futuro del digitale. Io credo nella televisione di qualità, il pubblico del televisivo, la TV spazzatura la può mandare giù fino a un certo punto, una certa quantità di ore, poi proprio è un pubblico che purtroppo, io dico purtroppo, non lo tollera. C'è la TV di qualità che va sempre premiata, io amo il maresciallo Rogga, è una cosa esemplare, magari ci fossero tutto maresciallo Rogga in tutto il palinsesto, e viva il maresciallo Rogga e tutti quelli che ci riassomigliano. Ma io penso che, a mio parere, un gioco tipo Nollis è stato un gioco. Tanto vale che giocano un po' di qua e un po' di là, si gioca. Non è che se tutti votano a basta per Lusconi vuol dire che davvero qualcuno ha votato. Basta la prossima volta scrivere tutti votano a passo fassino e siamo pare patta, senza stare tanto a discutere di cose che ce ne sarebbero tante di più importanti da discutere, come per esempio che dopo la Gasparri io devo votare le dimissioni, che ci sono stata neanche 6 mesi in Rai, che stavo anche bene presidente di garanzia, non conto un agitente, però a livello proprio di status symbol è una cosa abbastanza che entri e dici presidente Lucia Annunziata, insomma è una vita passata a cercare di diventare presidente di qualche cosa che insomma, se non posso fare polemiche senza dover dire qualcosa che possa offendere qualcuno, parlo in modo paradossale. Il conflitto di interesse era meglio se non c'era, ma non voglio fare polemiche, ho detto una provocazione, ho lanciato una palla di provocazione paradossale, se c'era un po' meno conflitto di interesse forse era meglio, ma questo lo dico così, è l'opinione personale che ho adesso io, me la posso anche cambiare se è per quello anche dopodomani. O ci stesso no, perché poi fa brutto. Mediaset è una grande azienda culturale che tutte le persone preferiscono guardare Mediaset, che non si capisce una sorta di affascinamento fascinoso nei confronti di questo canale che, per quando la RAI fa già schifo, non credo che possa fare così tanto schifo da guardare tutti un'altra cosa. Evidentemente però l'accende è questo che pensa. Io penso fascinazione, questa è la risposta. È una vergogna che l'Unità non sia inserita nella rassegna stampa del TC1 e nel TC2. Io ho insistito più volte, Gasparri mi ha detto già hai ragione, e gli ho detto allora che facciamo, e lui ha detto, ci ho detto c'hai ragione, accontentiti, che già non te lo dico mai, accontentiti. E quei capelli che c'hai, mi ha detto, fanno schifo a 360 gradi. Mi ha detto Gasparri, dando... Gasparri è una persona che io all'inizio ci andavo anche d'accordo quando ero in quota AN. Poi sono passato in quota TS, lui è passato in quota Berlusconi, Fini è passato in quota più gendrista dell'altro lato e ci siamo persi di vista, che anche mi dispiace. Per me e Gasparri possiamo riaprire una conversazione quanto ritieni opportuno. Penso che un dialogo articolato con rispetto di alcuni paletti sia il segreto di un funzionamento di un'azienda in armonia. E viva il maresciallo Rocca e viva la TV di qualità. Come presidente di garanzia il mio sogno sarebbe quello di ricordare in RAI il mio caro amico Michele Santoro. Io l'ho detto al CTA e ho votato a favore, solo che è un voto contro 5, tutto quello che dico io loro se ne strafottono. Te per riassumere Santoro, se ne strafottono, guardano proprio da un'altra parte. Allora Santoro ha detto, ma allora che ci rimani a fare?
se non vuoi fare il tuo sogno, quello ti garantire più declinazioni nella RAI, che è il mio sogno, che nella RAI giusto che ci siano più voci e più declinazioni. Che ci rimanco a fare? Beh, sembra presidente della RAI, insomma, non è che ci sputi sopra, no? Che fai, ci sputi sopra, presidente della RAI? Non credo. Non credo che ci sputi sopra. Come presidente di garanzia voglio rassicurare che il programma che andrà in onda dal 16 novembre alle 23:15 su Rai 3 non trapasserà i limiti consentiti della satira e rispetterà tutti i paletti di qualità e di buon gusto. Tanto dopo la Gasparri non si potrà fare più niente, perciò sopportate anche per poche settimane quest'ultimo ricurcito di comunismo. Indubbiamente sono d'accordo, travalicante e insopportabile. E viva la TV di qualità e viva il maresciallo Rocca. L'imparzialità di un presidente di garanzia. La garanzia di un presidente di garanzia. Scusate, posso? No, va bene. La gestione di un presidente di garanzia. L'appioggo di un presidente di garanzia. La rabbia di un presidente di garanzia. Il leggero appetito di un presidente di garanzia. La distrazione di un presidente di garanzia che sembra che sta a sentire quello che dicono gli altri invece pensa ai fatti suoi. Se loro non si imbordano di quello che dico io, perché mi devo imbordare io di quello che dicono loro? Scusate. Il dubbio di un presidente di garanzia a 360 gradi. La ginnastica di un presidente di garanzia. La delusione di un presidente di garanzia. Ma già mi devo andare via, mi stavo divertendo. Ho detto mi dimetto, ma posso anche rimanere. Io sono contenta di assolvere a questo ruolo di garanzia, di pluralismo, di più voci, declinazioni in RAI importante, in un paese in cui spesso purtroppo c'è troppa televisione urlata e si fanno dei processi sommari, che io non sono qui per fare un processo, perché il mio mestiere è giornalista e presidente della RAI, no, se volevo fare il giudice facevo un'altra cosa da un'altra parte, non per fare polemiche. L'ispezione di un presidente di garanzia. È tutto a posto qui? È tutto a posto.